Tanto, caro Oscar, c'è già un'ascoltatrice proprio da Livorno. È Patrizia. Buongiorno, ci chiama da Livorno. Come va Buongiorno, con i rifiuti, Patrizia? buongiorno. Ma qui nella mia zona, onestamente, fino a ieri sera la situazione era abbastanza gestibile. Io Sì. non, in altre zone del centro, probabilmente un pochino meno perché si vedono dalle foto. Però qui da me, onestamente, per ora è gestibile. Io però volevo dire una cosa. Non parlo perché sono stata un ex, ho sempre votato PD, per dire, quindi non c'ho da difendere Nogarin né perché 5 Stelle. Il PD che non voterò mai più in vita mia, questo è certo, ma questa volta gli do ragione pienamente al sindaco. Il problema di questa municipalizzata, io credo che noi cittadini forse no, ma chi lavorava dentro, i sindacati che c'erano dentro lo sapevano già da anni. Per arrivare a un debito del genere, come mai sono sempre stati tutti zitti e vengono fuori tutti ora? Se Vabbè, la questa legge avesse è di la ora. classica storia di molte municipalizzate in Italia, Infatti, io purtroppo. spero che questa volta il Movimento 5 Stelle prenda una posizione veramente seria e non si faccia convincere. Non lo so come è andata la questione fino a ieri sera alle 11. Spero, come esempio a tutta l'Italia, io sono nel cuore di quella gente che lavora, dei 40 Sì, precari, sì. perché sinceramente è un grosso problema. Però non si può andare avanti a accumulare debiti in questa maniera. Sindaco, lei in mente ha che cosa? Cioè, perché questa discontinuità dove, secondo lei, questo progetto dovrebbe portare? A privatizzare totalmente la società? A vendere qualche asset? Avrà in mente un piano? Io sinceramente, allora, privatizzare è proprio esattamente il contrario di quella che è la nostra linea politica, quindi assolutamente no. L'azienda è nelle condizioni di rimettersi in bonis secondo un percorso che a detta addirittura di un piano industriale, una bozza di piano industriale non ancora approvato dal Consiglio di amministrazione e tantomeno dall'Assemblea dei soci, però l'azienda a detta loro sarebbe nelle condizioni anche semplicemente con la ricapitalizzazione di tornare in bonus in 2 anni. Ora, io siccome non credo che attraverso la ricapitalizzazione si possa fare un percorso di questo tipo, un po' come ha detto anche Oscar Giannino poco fa, ma perché di fatto se non si vanno a fare interventi veramente Esatto, ma importanti su quali? quelli che Ce sono li dica però gli qua. interventi importanti sono il cambiamento di struttura. Voi dovete considerare che gli operai di questa azienda sono uno su quattro. Cioè, questa azienda è un'azienda che offre servizi alla città e ha apparato dirigenziale, quadri, addirittura hanno inventato un super quadro, non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E poi gli operai, che sono quelli che veramente Cioè, fanno quattro dirigenti e servizio. un operaio ci sono. No, tre dirigenti e un operaio, è un Tre rapporto dirigenti e uno un su operaio. quattro. Quindi cambiare questo, per esempio. Lei, la E ricapitalizzazione, quindi no. cambiare questo tanto per cambiare, e non è una roba da niente, cioè Cioè, che questo fa? non è tanto Prende i per cambiare, questo dirigenti, è il li cambiamento. sposta? Li sposta i Certamente. dirigenti? Vabbè, questo lo vedremo, cioè chiederemo a loro attraverso un concordato di fare un percorso. Quello che so è che se questa è un'azienda che è il 100% del comune di Livorno, i dirigenti del comune di Livorno sono pagati X e i dirigenti della municipalizzata del comune di Livorno sono pagati X Sempre per 2 come minimo. X per due, caro Quindi questo Alessandro, è intanto un dato di capisce i fatto. guai che si ritroverà, sindaco, Vabbè, però però cioè, decenni e no, decenni di ma io non sono, municipalizzato. io sono un sindaco scomodo e normale, Ma guardi, mi infatti, stanno offendendo in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non sono venuto qui per tagliare nastri, io sono venuto qui perché sapevo perfettamente che questa era una situazione disastrosa ma e infatti, questa è ma noi una delle. ammiriamo, diciamo, questo coraggio, però sindaco si ritrova i netturbini in sciopero, parte anche pezzi del Movimento 5 Stelle, un assessore, si dice, tre consiglieri, insomma, che potrebbero lasciare, cioè si ritrova consigli comunali con malori, insomma, è una situazione politica difficile e l'accusa di non saper governare, quindi. Sì, no, ma queste sono tutte situazioni che vanno governate e quindi le affrontiamo una per volta per quello che poi sarà. Io Però, torno a signor ripetere. sindaco, ma non è che dipende anche dal fatto che saper governare significa tenere insieme pezzi di sistema consociativo? Perché in realtà le Purtroppo è un municipalizzate po' sono a così. questo punto, perché i partiti Però dominanti. permettetemi, scusatemi, Sì. allora io però devo dire una cosa molto chiara. I lavoratori non sono in sciopero e c'è la città sottosopra. Allora, qui il garante dello sciopero dovrebbe dire qualcosa, perché voglio dire, se questi sono in assemblea permanente, sono in stato d'agitazione, ma nessuno esce per fare il servizio, qualcuno dovrà pur dire Bravo, qualcosa, perché bravissimo. allora, se no finisce che tutti fanno quello che cavolo vogliono. Oh, Allora, cioè lei vorrebbe un diciamo che le intervento del cose come garante degli stanno. scioperi? Io sono uno Lei vorrebbe.
le forme di lotta da ogni punto di vista, ma le forme di lotta devono rimanere all'interno di un percorso, perché certo, se no non sono forme di lotta, no, ma sono forme di ricatto. Ma nei servizi pubblici essenziali va garantito, ma questo è nelle leggi attuali, quindi lei secondo me fa bene a chiedere. Il servizio pubblico, quindi lei dice, sindaco, vorrebbe garantire forme di lotta, ma i netturbini vadano a raccogliere la spazzatura, questo sta dicendo? Ma no, ma io dico semplicemente che loro sono strumentalizzati, perché se comprendessero dove sono stati seduti fino a ieri, avrebbero tutto l'interesse ad appoggiare un percorso condiviso con il socio unico che vuole in tutti i modi tenere in piedi questa azienda. Io ho fatto delle dichiarazioni importanti: noi non vogliamo privatizzare l'azienda, la vogliamo tenere a noi, è un gioiellino del comune di Livorno e lo vogliamo tenere, non lo vogliamo svendere. E questo non vuol dire niente. I debiti sono per inefficienza, ma i lavoratori sono delle persone straordinarie, sono la vera forza di questa azienda. Però sindaco, e loro vanno valorizzati. Io una cosa non l'ho capita. La ricapitalizzazione no, e questo lei l'ha detto. Privatizzare no, e questo lei l'ha detto. Ci faccia capire se ha in mente un qualcosa di concreto per una terza via. La sua terza via qual è? Una ristrutturazione del debito da fare con tutto l'indotto, e poi cercare in qualche modo, attraverso quello che sono le situazioni di rinegoziazione interne con l'apparato dirigente, con quello che si deve rendere conto che di fatto uccide l'azienda. Cioè, paradossalmente gli interessi di pochi sono quelli che distruggono la collettività. Ora ci troviamo ancora una volta nella situazione in cui si andrebbe a chiedere alla collettività di pagare i debiti di chi ha generato questo buco di 42 milioni di euro, che noi abbiamo ereditato, ce lo siamo trovati lì, abbiamo impiegato 10 mesi per fare tutto quello che era possibile fare e mettere. Prego? No, per identificare questo certamente, perché non è stato neanche facile, perché non è così immediato, non è che un'amministrazione entra e tempo zero nelle condizioni di avere tutto il quadro sotto controllo, e questo è quello che è venuto fuori. Qui, Oscar, come finirà questa vicenda politica? Perché se il sindaco, come mi sembra, poi bisogna vedere, però ha il fegato di continuare a esporsi alle reazioni di un sistema consociativo che per tanti anni, in questa come in tante altre municipalizzate, ha detto a tutti: ma non vi preoccupate, è una greppia, tanto continueranno a finanziarci. Se continua a tener duro diventa un esempio. Poi io non è che sono d'accordo su tutto, dico che è il metodo che mi interessa, perché io dico, alla tua domanda si risponde anche vedendo qual è il totale degli asset detenuti dalla società, alcuni si cedono, si entra dei debiti, il sindaco magari difende un'altra strada e dice: e con più efficienza che io la tengo tutta pubblica, benissimo, ma quello che mi interessa è il metodo e la durezza della reazione. Non sto parlando del dissenso dei 5 Stelle, che magari sono preoccupati che si privatizzi, sto dicendo i sindacati, il PD, eccetera, quelli che hanno costruito, che in altre città magari sono di altro colore politico, ma il metodo è lo stesso. A quel punto ti fomentano la gente contro, perché dicono: ah, vi vogliono mettere sulla strada, vi affamano. E invece bisogna dire: no, cari signori, adesso rispondete a tutti di quello che però avete fatto. Però è interessante, per concludere, sindaco Nogarin, il PD critica duramente. Le facciamo sentire, credo, visto che Oscar diceva. Mi permettete di dire una cosa? No, aspetti, però le facciamo sentire una cosa, perché Oscar ha citato amministratori di altre città. L'ex assessore Esposito a Roma critica così lei, Nogarin, sente? A Livorno succede una cosa semplice, che quando ti tocca governare ti tocca affrontare i problemi, e se non sei capace fai guai. Ma a me ha fatto molto ridere. Ecco, poi vabbè, insomma, adesso poi va avanti. Allora, Nogarin, cioè, non siete capaci di governare, dice Esposito. Esatto. Ecco, loro invece sono stati capaci. Esatto, l'attacco di Roma, la municipalizzata più scassata d'Italia, dai. Sì. Vabbè, dica cosa risponde alle critiche? Dicono addirittura che verrebbe il ministro Boschi, ho letto oggi sul Fatto Quotidiano, per rinforzare. Ma figuriamoci, ma non lo so, l'ho letto sul Fatto adesso. Guardi, no, io dico soltanto questo, cioè quello che mi fa veramente indignare è il fatto che i sindacati e il Partito Democratico, che hanno generato, perché sono stati loro a generare questa situazione, è inutile che adesso si mostrino con le manine pulite. Questa cosa si è generata negli anni, 42 milioni di debiti li hanno fatti loro, li hanno fatti loro, il Partito Democratico che ha creato tutto questo sistema che ha governato qui.
Quindi è inutile che adesso facciano le vergini. Qui loro si devono assumere le responsabilità, perché ancora una volta, se no, finisce che come al solito i debiti li devono pagare i cittadini. E i colpevoli di un sistema del genere non pagano, non pagano. E questo è un male esempio che non può continuare così in questa nazione. Allora, chi ha sbagliato deve pagare. Allora, sindaco, noi terremo sott'occhio questa vicenda. Intanto la ringraziamo molto per essere stato con noi. Filippo Nogarin, sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle.